No, io parlerò brevemente dell'Eritrea e delle migrazioni. Io sono molto legata ovviamente all'Eritrea perché ci sono nata, c'è nato mio padre, ma non starò a raccontare la mia storia. Sento, ho un senso di appartenenza fortissimo per questo splendido, bellissimo e suggestivo paese, molto sfortunato, veramente molto sfortunato, e che purtroppo in Italia pochissimi conoscono. Perché quando sono arrivata in Italia, che avevo 20 anni, veramente quasi nessuno sapeva dove fosse l'Eritrea, nonostante l'Eritrea sia stata una colonia italiana. Oggi l'Eritrea sta vivendo momenti veramente molto difficili. La situazione è drammatica perché c'è una dittatura. Alla dittatura etiope di pochi anni fa è seguita poi la liberazione. E devo dire, lo dico sempre, che i giorni più belli della mia vita, nonostante io abbia figli e nipoti, sono stati quelli in cui è stata liberata l'Eritrea. Io posso immaginare qua che cosa è stato il 25 aprile, che non ho vissuto perché ero lì, ma la liberazione di uno Stato, veder nascere uno Stato libero, l'Eritrea non era mai stata uno Stato libero, è stata una cosa veramente meravigliosa che mi porterò dentro fino alla fine. E poi questo paese ha vissuto qualche anno di tranquillità, si stava aprendo anche il turismo, poi è scoppiato un altro conflitto con l'Etiopia e uno dei liberatori, la persona che il guerrigliero che aveva contribuito a liberare l'Eritrea, un uomo non affatto stupido, anzi direi un uomo anche intelligente, che sembrava che potesse portare l'Eritrea, non dico la democrazia, che non è facile, ma una democrazia, è poi diventato, dopo un conflitto con l'Etiopia, un dittatore. Allora, Isaias Afwerki, quest'uomo, ha instaurato questa terribile dittatura, nel senso che lui manda i ragazzi, le ragazze, gli uomini e le donne a fare il servizio militare sui confini, lui dice per difendersi dall'Etiopia, ma l'Etiopia poi è un paese che ha più di 80 milioni. Se volesse prendersi l'Eritrea se la prenderebbe subito. Spende moltissimo per le armi. Io proprio recentemente, ma anche prima, sapevo che spende moltissimi soldi per le armi, che peraltro vengono vendute molte anche dall'Italia, per cui l'Italia non ha nessun interesse a parlare della dittatura in Eritrea, oppure, come mi ha detto, di dare fastidio al signor Afwerki. Tutti questi ragazzi e queste ragazze, uomini e donne, vengono mandati nei campi militari, ma non per un anno, per 2 anni, o magari anche per 3 anni, come in Israele, no? No, per anni, per 10, per 15, 20 anni, e mangiano solo lenticchie, ma ve lo posso proprio assicurare. Io ho visto anche uno di questi campi, ho visto le prigioni vicino a prima della Dachau di Eritrea. E sono condizioni disumane, perché questi uomini e donne stanno per anni e anni e anni in questi campi, dove ci sono ovviamente malattie, dove le donne subiscono anche violenze, e quindi alla fine non ce la possono fare. Non ce la possono fare perché muoiono anche in questi campi, muoiono di stenti, muoiono di malattie, la vita è faticosissima. E quindi fuggono sapendo di rischiare la vita, perché sanno benissimo, perché c'è la televisione, che il 50% hanno 50% di possibilità di arrivare, però sanno anche che possono morire, e quanti ne muoiono? Moltissimi. Il 13 ottobre 2013 ne sono morti più di 300 in un naufragio, ma noi vediamo, ormai ci siamo abituati. Quando vediamo queste notizie ormai passano così, perché ci si abitua anche purtroppo a queste tragedie. E quindi quando mi dicono perché arrivano, arrivano perché non possono vivere là, non possono crearsi una famiglia, non possono lavorare. Ma non solo ragazzi e ragazze, anche uomini di una certa età. Ci sono uomini che hanno più di 60 anni, io conosco una guida in Eritrea che ha 65 anni, fa molta fatica a camminare perché ha una gamba malata, e viene mandato ogni anno 60 giorni ad Hailet, che è un posto caldissimo, per 2 mesi deve fare esercizi militari, e per lui è una sofferenza ovviamente atroce, come per tanti, anche a 60 anni vengono mandati per almeno 2 mesi.
Quindi si crea questo fenomeno migratorio, no? Fenomeni migratori, oggi li vediamo, ne arrivano tanti, e poi alla fine anche la società dell'Europa, che è un paese che sta veramente peccando, cambierà. Le ragioni per fuggire dall'Eritrea sono veramente, quando dicono andiamo ad aiutarli nel loro paese, come si fa ad andare ad aiutare gli eritrei nel loro paese, cioè dove c'è una dittatura? Per cui io ringrazio moltissimo le persone che fanno qualcosa per tutti, per l'Eritrea. Noi parliamo sempre in modo banale, le notizie brutte non ci danno mai una bella notizia, però per fortuna la società civile è molto più avanti di chi ci governa, e ci sono tante bellissime realtà, tante piccole luci che brillano in quello che sembra il buio. E quindi ringrazio moltissimo le persone, tutte le persone che aiutano coloro che hanno bisogno, soprattutto i bambini, che sono le vittime incolpevoli delle guerre, delle carestie, delle dittature. E sapere del seme della speranza, è un piccolo seme che tutti noi forse dovremmo coltivare, la speranza che se non cambia il mondo, che magari non cambia, ma che ci siano sempre più persone. Io vedo tanti, tanti, tanti giovani, non giovani, che si danno molto da fare. E quindi ringrazio moltissimo le persone che hanno organizzato questa bellissima serata e che aiutano questi bambini, questi poveri bambini che veramente faticano moltissimo a crescere per la carestia, perché soprattutto in questi piccoli villaggi, non a Smara, magari un po' meglio la città, ma in questi piccoli villaggi veramente la carestia, la fame, perché purtroppo il dittatore, spendendo tanto in armi, poi affama il popolo. E quindi io non voglio dilungarmi, ecco, la storia dell'Eritrea, potete anche, se insomma, presta poco, ecco, la sapete. Volevo solo chiarire, anche se molti di voi lo sanno, perché gli eritrei arrivano in Italia. E purtroppo gli eritrei, molti sanno che l'Italia ha avuto dei legami con l'Eritrea, no? Però quando arrivano qui vedono che è l'Italia che non sa che ci sono stati dei forti legami con l'Eritrea. E quindi niente, un ringraziamento per questi bambini che purtroppo fanno una grandissima fatica a sopravvivere. Ecco, io spero che ci siano sempre più segni della speranza in questo mondo che sembra così buio, però un po' di luce ci sono. Grazie, grazie mille.